La cosa vi può sembrare di secondaria importanza, ma non lo è affatto, perché queste cose si fanno quando succedono, sono dei miracoli. Le stelle e i pianeti si devono incrociare nel modo giusto. Ci sono luoghi che non richiedono troppe spiegazioni, parlano da soli. Ci sono luoghi dove basta varcare la soglia e ci si sente subito bene. Il Muse è uno di questi. All'inizio fu una scommessa, anche se sulla carta le premesse di un successo c'erano tutte. C'era un grande architetto, Renzo Piano, che avrebbe firmato la forma del nuovo museo, e un eclettico direttore, Michele Lanzinger, solidi studi e visione manageriale, che avrebbe rivoluzionato i canoni della museologia. Per la verità, la sua sperimentazione era iniziata anni prima, quando la sede del museo era nel pieno centro storico della città. Il classico museo di scienze, collezioni, bacheche, animali impagliati, seppur importante, aveva fatto il suo tempo. Ci voleva un salto di qualità e ci volevano nuovi spazi. Dagli anni 90 abbiamo inventato nuovi modi di fare attività educative, ad esempio associandole al teatro. Fare nuove mostre dove il tema della sostenibilità, del rapporto con l'ambiente, è rappresentato sempre in maniera molto evolutiva, ma anche in maniera strana, innovativa. A me piace ricordare, tra le tante, una mostra, la mostra sul diluvio universale, fatta a cavallo tra il 1999 e il 2000, un cambio di millennio, dove il diluvio era visto come metafora del grande cambio climatico e quanto lo stiamo vedendo oggi a tanti anni di distanza. E l'arca? Era il luogo della conservazione della biodiversità, vale a dire quasi un'idea archetipica di museo e di conservazione, ma anche di studio. Il nuovo Muse viene costruito in quella che allora si percepiva come la periferia di Trento, l'area dismessa della fabbrica Michelin, una pietra miliare della storia della città, densa di significati. Tutta l'area urbana sarebbe stata ridisegnata e al posto della fabbrica di pneumatici sarebbe sorta una fabbrica bianca, un'officina del pensiero capace di suscitare emozioni e curiosità. Renzo Piano un giorno disse che la periferia è dove la città perde il proprio nome. La sfida che si apriva col recupero di una zona come questa, una zona ex industriale, che era periferia, pur essendo a pochi minuti a piedi da Piazza Duomo, era proprio quella di dare un nome, di fare in modo che quest'area diventasse parte integrante del tessuto urbano. Si pensò quasi naturalmente al Muse, perché il museo in quegli anni stava conoscendo una fase di trasformazione importante, aveva introdotto elementi di novità significativi, le notti dei bambini, le sfide sul tema ambientale, insomma, aveva proposto una nuova idea di museo, quindi qualcosa che guardasse al futuro. E non poteva essere che questa, cioè una struttura che guarda al futuro in un'area che voleva essere anche il futuro della nostra città. Anno 2012, il Muse è pronto. Il patrimonio di reperti e conoscenze viene trasferito nella nuova sede. Il museo è destinato a conquistare il pubblico. Le sue sale, nel tempo, saranno visitate da 4 milioni di persone. Nel nuovo museo, architetto e scienziati procedono insieme. La scienza si apre al pubblico per interagire con lui. Nasce il museo laboratorio, il museo del fare.
Intanto l'architetto abbatte i muri, li sostituisce con la luce, i tetti catturano il sole. Spesso i musei vengono percepiti come luoghi di ombra, come luoghi oscuri. Funziona molto meglio quando sono luoghi di luce. La luce, cioè il rapporto con l'esterno in tutte le direzioni, è un elemento molto importante, fa sì che l'edificio si appartenga a un luogo. Nel museo il lavoro è corale, ancorato a un'idea forte. Abbiamo un pianeta di cui prenderci cura. La Terra è fragile. Va cercato un nuovo equilibrio tra scienza, società e natura. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è la bussola dell'agire di questo museo. La Galleria della Sostenibilità ne sigilla l'impegno. Dietro ai 6 piani di sale espositive del museo, alla base delle attività che ogni anno attirano migliaia di visitatori, c'è un cuore pulsante fatto di ricerca scientifica, di colleghi e colleghe che ogni giorno attraversano le porte di questo museo, entrano nei loro uffici guidati dalla curiosità scientifica. Sono oltre 5 i milioni di reperti che conserviamo nelle nostre collezioni e 3 grandi linee di ricerca che abbiamo riletto alla luce della grande trasformazione ecologica, ma anche sociale e culturale che stiamo vivendo, l'antropocene. E così una ricerca storica del museo, quella sull'ambiente, diventa ricerca sul paesaggio, ovvero sulle trasformazioni indotte dall'umanità sull'ambiente. Quella sulla biodiversità diventa biologia della conservazione. Come possiamo oggi fare fronte alla sesta estinzione di massa, alla perdita di biodiversità? E poi la ricerca forse più storica, fondativa del museo, quella sull'ecologia, che diventa scienza degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, in particolare quelli di alta montagna. Di esprimere emotivamente la biodiversità attraverso questo grande spazio centrale che come una sezione attraverso la complessità della Terra. E anche questa idea di sfidare la forza di gravità, questa idea di far volare tutto, anche la balena fa parte di questa idea di leggerezza, questa idea un po' assurda ma emotivamente importante. Il racconto che mette assieme la verticalità dell'ambiente alpino, dal ghiacciaio al fondovalle, ma l'orizzontalità dei grandi problemi planetari, e quindi i grandi temi della sostenibilità. Il paesaggio alpino ispira il disegno del museo. Il grande vuoto è una montagna rovesciata che ci riporta ai primordi della nostra storia lungo la linea del tempo. Gli animali lasciano le loro teche per farsi ammirare, sospesi nel vuoto. Animali in 3D. In più occasioni ho sentito dire che il museo è una scatola magica. Magica perché si può sempre estrarre qualcosa di nuovo nella sua visita. Effettivamente, noi che il museo lo viviamo e lo progettiamo, lo abbiamo sempre vissuto in questa maniera, la possibilità di avere una grande macchina che ci permette di comunicare e realizzare nuove occasioni, ad esempio inventando nuove attività educative. Pensa che il museo sia un museo per famiglie, lo è anche, ma non esclusivamente. In questi 10 anni abbiamo lavorato per conoscere e riconoscere i nostri pubblici, ma anche i non pubblici, cioè quelle persone che decidono di non entrare in museo per varie ragioni.
tra questi giovani. Un giovane su due non entra in un museo. Ecco, su questo abbiamo lavorato con formati, linguaggi diversi, per rendere il museo un museo pop, un museo che comunichi con questi linguaggi, che sono i linguaggi dei giovani. Abbiamo altre categorie, come le persone che hanno delle difficoltà di tipo fisico, senso percettivo, e su questo abbiamo progettato delle soluzioni, degli spazi che possono accogliere maggiormente queste persone affinché il museo possa essere anche inclusivo. Ho accompagnato il Muse per 8 anni dalla sua nascita. Il Muse è un agorà dove scienza e società si incontrano per parlare di temi di ecologia, del rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Questi temi vengono affrontati con il metodo scientifico, basato su rigore e grande fantasia e grande voglia di comprendere la complessità del reale. Un metodo che si basa sull'osservazione, sugli esperimenti e sulla creazione di modelli matematici. Per me come matematico è stata una grande sfida quello di poter provare a creare un ponte tra il mondo della ricerca scientifica e la società. Una serra tropicale ai piedi della montagna di Trento potrebbe sembrare una bizzarria, ma c'è il suo perché. È la riproduzione dell'antichissima foresta dei monti Udzungwa, in Tanzania, ricca di biodiversità come pochi altri luoghi al mondo. Qui il museo ha dato vita ad un centro di ricerca ed educazione ambientale in collaborazione con le comunità locali. È stato in queste foreste che nel 2008 venne scoperto dai ricercatori del museo il famoso topo ragno gigante, un fossile vivente lo potremmo definire, destinato a diventare una star di questo hotspot della biodiversità. Una serra tropicale a pochi chilometri da un giardino botanico alpino, quello delle Viote. Un ponte ideale tra due differenti ecosistemi, entrambi splendidi, entrambi fragili. Il giardino delle Viote è un tassello della rete di musei scientifici diffusi sul territorio che fanno capo al Muse, al pari del Museo delle Palafitte di Ledro, il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, della Terrazza delle Stelle sul Monte Bondone. Il Palazzo delle Albere è una sede espositiva vicina al Museo delle Scienze. Questa vicinanza stabilisce di necessità una doverosa relazione tra i saperi scientifici e il sapere umanistico. Ora, questa è una relazione, direi, essenziale per la cultura contemporanea. È impensabile che i saperi scientifici vadano per conto loro e non abbiano un fondamento nella cultura umanistica. Ecco, io penso che le esposizioni che noi abbiamo fatto e abbiamo inaugurato a Palazzo delle Albere siano un fiore all'occhiello di questo museo, perché ripropone appunto qualche cosa di fondamentale, il rapporto tra scienza e cultura umanistica. Thank you.
Abbiamo detto che il trasloco dal vecchio Museo Tridentino di Scienze Naturali nel centro storico di Trento al Muse perfezionò e diede nuovi spazi ad una rivoluzione museologica già in atto. Il passaggio da un tradizionale museo della conservazione ad un science center interattivo che si alimenta del dialogo tra istituzione e pubblico. Impariamo che ci si può innamorare della scienza perché è la nostra contemporaneità e con la scienza ci si può divertire, ma non solo. Dove ci porterà la scienza? Come invecchierò? Storie, opportunità, scelte. Vale la pena raccontare la scienza per moltissimi motivi. Ci incuriosisce, ci affascina, piace a tutti vedere la foto di un buco nero. E poi è utile perché conoscere quello che avviene nel mondo scientifico ci aiuta, per esempio, a avere più cura della nostra salute. E tutte queste sono cose per le quali è utile la divulgazione scientifica. Ma lo scopo ultimo della divulgazione scientifica, a mio avviso, è un altro. È contribuire a far crescere la cittadinanza scientifica. Avere cittadinanza scientifica significa essere in grado di prendere decisioni consapevoli su ciò che riguarda scienza e tecnologia. Vuol dire abbracciare sempre ogni tecnologia oppure appoggiare ogni ricerca, anche se eticamente delicata. Vuol dire scegliere valutando bene i pro e i contro che ci sono sempre e se ci si oppone farlo per motivi fondati. Il futuro che ci aspetta è un futuro in cui, rispetto ad oggi, avremo quantità sempre più grandi di dati a disposizione con un gesto di una mano. Dovremo imparare a usare questa opportunità che ci può aprire delle porte straordinarie di conoscenza, di creatività, di gestione dei problemi, di comprensione della realtà. Ma dovremo fare in modo che il nostro cervello, la nostra individualità riesca ad accedere a questa incredibile opportunità e non ne venga semplicemente travolta come se fosse una grande ondata. Un museo del futuro di questo dovrà occuparsi, aggiungendosi alle esperienze concrete, alle mani in pasta, all'interattività e a tutte le cose che già conosciamo, ma nel futuro ci aspetta una capacità di gestire l'informazione che non ha paragoni con quella a cui siamo abituati oggi. Ecco, su questo un museo del futuro potrà essere estremamente utile e innovativo.